decollo e atterraggio sono i due momenti più pericolosi di ogni volo, per questo un aeroporto ben progettato è fondamentale per garantire viaggi sicuri. Purtroppo, come vedremo, non tutti gli aeroporti sono così. FedurBrain presenta i 5 aeroporti più pericolosi del mondo. Aeroporto di Skiathos. L'aeroporto di Skiathos è situato sull'omonima isola greca, meta turistica molto famosa nel Mar Egeo. Essendo molto vicino al centro abitato e raggiungibile facilmente da una strada pubblica, attira costantemente i curiosi che vogliono fotografare gli aerei mentre atterrano a pochi metri dalle loro teste. Ma per i piloti questo è l'ultimo dei problemi. Infatti l'aeroporto ha una sola pista, peraltro corta e stretta, costruita in gran parte sul mare, unendo di fatto Skiathos all'isola vicina di Lazareta. E se questo aeroporto vi ha già messo paura, sappiate che siamo solo all'inizio. Ice Runway. L'Ice Runway è un aeroporto costruito in Antartide, vicino alla base McMurdo. Qui gli aerei sono costretti a decollare e atterrare su due piste fatte interamente di ghiaccio, che devono essere ricostruite ogni anno a causa dell'usura. A questo si aggiunge il fatto che per 4 mesi all'anno, durante l'inverno polare, gli atterraggi devono essere fatti totalmente al buio e con temperature fino a 60 gradi sotto lo zero. Con queste premesse è stupefacente considerare che nella sua lunga storia questo aeroporto abbia visto un solo incidente, senza peraltro nessuna vittima. Aeroporto di Kai Tak. Il Kai Tak è stato dal 1925 fino al 98 l'aeroporto internazionale di Hong Kong. Costruito tra il mare e gli alti grattacieli della città, costringeva i piloti a difficilissime procedure di avvicinamento, rese ancora più ostiche dai forti venti della zona. Durante gli atterraggi e decolli, gli aerei si trovavano a volare praticamente tra gli edifici a pochi metri dalle strade. Considerato da sempre uno degli aeroporti più pericolosi del mondo, è stato teatro di ben 16 incidenti che hanno causato nel complesso la morte di più di 200 persone. Aeroporto di Saba. L'aeroporto di Saba, situato nell'omonima isola caraibica, è considerato il più piccolo aeroporto del mondo. Basti pensare che la sua unica pista è lunga solo 396 metri e termina da entrambi i lati sul mare. Il tutto è poi posizionato su una scogliera alta 20 metri, fiancheggiata da colline. Per questi motivi l'aeroporto di Saba è considerato uno dei più pericolosi del mondo, tanto che l'atterraggio sull'isola è limitato solo a piccoli aerei guidati da personale esperto. Aeroporto di Kurzweil. L'aeroporto di Kurzweil, che serve l'omonima località sciistica, è situato su un piccolo lembo di roccia tra le Alpi francesi a 2006 metri di altezza e questo lo rende a tutti gli effetti l'aeroporto più alto d'Europa. L'aeroporto ha una sola pista, lunga appena 525 metri, che finisce con uno strapiombo, per cui, per rendere più sicuri atterraggio e decollo, si è costretti a sfruttare la pendenza della pista. Gli atterraggi avvengano così in salita per rallentare l'aereo con maggiore efficacia, mentre i decolli vengano fatti in discesa per acquistare più velocità. Date queste caratteristiche, non sorprende che sia richiesta una speciale abilitazione per consentire ai piloti di utilizzare questo aeroporto, considerato da molti il più pericoloso al mondo.